Bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara lo sciroppo di glucosio. Uno sciroppo che oramai è utilizzato in tutte le pasticcerie del mondo e anche in tutte le industrie della pasticceria e aiutano a far cristallizzare gelato e creme e soprattutto fa durare i cibi più a lungo. Oggi andiamo a vedere insieme come lo si prepara. Per questa ricetta ci serviranno 250 g di zucchero, 125 ml di acqua, 2 cucchiai di succo di limone e infine la scorza di un limone. Abbiamo messo tutti i nostri ingredienti dentro un bel pentolino, lo zucchero, l'acqua, il succo di limone e la scorza di limone. E ora continuiamo a mescolare finché non diventerà un composto abbastanza omogeneo. Dopo 10 minuti di cottura, il nostro sciroppo di glucosio si presenta in questo modo. Non spaventatevi della sua consistenza liquida perché quando si raffredderà diventerà denso come il miele. Ora però togliamo le bucce di limone che oramai hanno già fatto il loro lavoro e le scoliamo leggermente. A questo punto spegniamo la fiamma e lasciamo raffreddare per bene, poi metteremo il tutto in un vasetto. Ora ragazzi abbiamo travasato il nostro sciroppo di glucosio in un vasetto e come si può notare ha una consistenza molto liquida perché è bollente, ma quando sarà freddo sarà esattamente con questa consistenza. Come potete vedere è bello liscio, omogeneo e di una certa consistenza. Un consiglio che vi do però, quando diventerà bello fresco, il nostro sciroppo di glucosio lo dobbiamo chiudere ermeticamente con il suo tappo e non lo dobbiamo mettere in frigo, se no diventerà eccessivamente duro. Lo mettete in un luogo della cucina a temperatura ambiente. Bene ragazzi, il nostro video finisce qui e noi vi aspettiamo numerosissimi nella prossima puntata. Tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi vi auguriamo una splendida giornata a tutti. Ciao ragazzi!